Il piano strutturale è un piano abbastanza complesso, è un piano che è posto al vertice delle procedure urbanistiche comunali dalla legge 20. Nonostante che sia lo strumento apicale della legge 20, è uno strumento che non pone, non è conformativo né sui diritti edificatori e quindi non detta in maniera diretta, ma dialoga con la strumentazione sottostante, cioè con il RUE e con il POC, attraverso direttive e indirizzi. Il PSC di fatto è uno strumento che individua le scelte strategiche e l'assetto e lo sviluppo per la tutela dell'integrità fisica, ambientale e l'identità culturale dello stesso. E, come detto, abbiamo detto che non attribuisce in nessun caso diritto edificatorio, ma ha efficacia conformativa per i vincoli e per le altre prescrizioni di tipo non espropriativo, ovvero per tutti quei vincoli che hanno una derivazione dalla pianificazione sovraordinata, generalmente da PTCP o da leggi statali e regionali. Le tavole appunto fondamentali del PSC sono la tavola 2 e la tavola 3, già illustrate dall'architetto Fattori poc'anzi. La tavola 2 è la tavola che ha subito notevoli cambiamenti rispetto all'adottato, proprio per l'effetto del cambiamento anche strategico che prima illustrava brevemente il sindaco nell'apertura del convegno. E lo dimostra anche la grafia della tavola stessa, una grafia meno tecnica, meno urbanistica, forse più parlante e più ideogrammatica. Vengono rappresentate appunto le scelte di pianificatorie a cui la strumentazione operativa e il regolamento urbanistico devono attenersi. È una tavola, sostanzialmente un laboratorio di idee che è servita anche alla produzione della tavola 3, che è la tavola degli ambiti. La tavola degli ambiti e degli assetti normativi della mobilità. In questa tavola sono appunto riportate su tutto il territorio comunale, è stato diviso in territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale. Anche nella leggenda si nota che alcuni temi vengono proprio duplicati, proprio per effetto di questa macro distinzione all'interno dei tre macro ambiti principali. Quindi ritroveremo gli ambiti di espansione residenziale in sigla ANS suddivisi in A, B e C, come spiegava prima Fattori, sia nel territorio urbanizzato che all'interno del territorio urbanizzabile. E all'interno del territorio urbanizzato la distinzione è tra il centro storico, gli ambiti consolidati, i poli funzionali già realizzati, gli APF, e la città turistica e l'arenile. Come detto, l'arenile è escluso dalla suddivisione in ambiti proprio per effetto, per questa incapacità di saperlo collocare all'interno dei tre macro ambiti che appunto sono il territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale. Ecco, in questo che cos'è i rapporti tra la pianificazione che entrerà in vigore dal 6 aprile e il PRG? Perché spesso si sente dire che il PRG sia uno strumento che andrà in soffitta o che verrà sostanzialmente perderà efficacia in vantaggio del PSC e del RUE. In realtà non è un'affermazione proprio conforme ai dettami della legge 20. Infatti l'articolo 41 della legge 20 pone che le scelte pianificatorie del PRG
possano essere sostituite quando ci sarà la definitiva approvazione delle tre strumentazioni, cioè del PSC, del RUE e del POC. Quindi sostanzialmente le competenze del PRG che rimarranno vigenti in attesa del primo POC saranno quelle per l'individuazione dei terreni per la realizzazione delle opere pubbliche, cioè delle aree soggette ad esproprio. Come vi ho detto prima, il PSC non è uno strumento che è uno strumento illimitato innanzitutto temporalmente, e per cui non ha quindi possibilità di individuare e di apporre vincolo espropriativo. Quindi di fatto rimanda a strumento, nella prassi normale, al POC, in questo periodo transitorio al PRG per l'individuazione delle aree soggette ad esproprio. Il PRG rimarrà vigente anche per altri aspetti, l'aspetto legato all'attuazione dei comparti e di tutte quelle porzioni di territorio che il PRG destinava ad attuazione tramite piano attuativo, tramite piano particolareggiato. Infatti in questo caso si ribaltano i rapporti, cioè prima il PRG agiva, dettava la completa normativa delle schede, oggi invece è subordinato all'attuazione del PSC e quindi è subordinato all'applicazione dell'articolo 113 delle norme PSC che dettano disposizioni transitorie. Di fatto il PSC fa salvi quindi l'attuazione dei comparti alle condizioni che vedete in questa slide, che sono le condizioni riassuntive dell'articolo 113. Di fatto non sono cambiate molto rispetto a quello che era l'articolo 113, che regolava la norma di salvaguardia in attesa della definitiva approvazione del PSC. In poche parole, le schede e i comparti di progetto saranno ancora quindi individuate dalle tavole 3, dalle serie 3, 4 e 5 del PRG, e le serie 3, 4 e 5, che naturalmente sono gli usi del suolo sia in territorio retrocostiero, la serie 3, la serie 4 in ambito costiero e la serie 5 in centro storico, rimarrà quindi la definizione del comparto, la distinzione tra le aree pubbliche e le aree private e anche la quantità di dotazione territoriale che l'amministrazione dovrà ottenere dall'attuazione del comparto. Di fatto, quando è che si potranno attuare i comparti? In questo esempio vediamo l'attuazione di un comparto che non potrà essere più attuato, non poteva essere attuato nella fase di salvaguardia, non potrà essere attuato nella fase di transizione in attesa del primo POC. Qui vediamo la zona D, siamo a Rimini Nord, la tavola 3 di PRG sulla sinistra, la tavola 3 di PSC sulla destra. Quindi il territorio da zona D diventa una zona agricola, per cui non essendoci più il presupposto di appartenenza né al territorio urbanizzato né al territorio urbanizzabile né in attuazione tramite POC, di fatto non ci sono più le condizioni perché questo comparto possa essere attuato. Al contrario, veniamo nella zona di Corpolò, le schede 9.9 e 9.8 sullo stralcio di sinistra, che sono individuate nella tavola di PRG con dei retini puntinati in arancione, che sarebbero le aree di espansione residenziali ANZ A, e quindi queste aree potranno essere attuate alle condizioni dell'articolo 113. Ripeto, le condizioni dell'articolo 113 sono appartenenza al territorio urbanizzato e urbanizzabile e appartenenza a un ambito di PSC che possa essere attuato tramite POC. Il rispetto dei vincoli, della tavola dei vincoli, così come individuati dal PSC,
il rispetto dell'articolo 4.8 che riguarda le prestazioni ambientali sempre del PSC, che le destinazioni d'uso siano conformi tra le due strumentazioni che il diritto edificatorio sia comunque inferiore rispetto al limite stabilito dalla tavola 4 di PSC. Ovvero, già con il sindaco stamattina accennava alla variante taglia indici, alla variante serie 8. La variante serie 8 era una variante al PRG che uniformava sostanzialmente la salvaguardia e aveva desunto le proprie capacità edificatorie dalla tavola 4 di PSC. Questa è la tavola 4 di PSC, la tavola 4 di PSC che individua i diritti edificatori assegnati alle aree di trasformazione individuate dal PSC. Aree che sono state suddivise in classi di diritti edificatori e per ciascuna è stata individuata una forchetta, perché come detto il PSC non è conformativo sui diritti edificatori e quindi non determina capacità edificatoria. Non determinando capacità edificatoria, però in questo caso sui comparti l'articolo 113 stabilisce che il diritto edificatorio del comparto individuato nel PRG non si debba essere superiore al diritto edificatorio stabilito dalla tavola 4 di PSC. E la tavola 4 individua inoltre i diritti edificatori che variano a seconda della condizione dello stato di diritto e di fatto delle aree in funzione proprio della collocazione e dell'appartenenza alle schede così come pianificate nel precedente piano regolatore. Quindi l'oscillazione del diritto edificatorio, della capacità edificatoria individuata dal PSC è un'oscillazione, una forchetta abbastanza ampia che passa allo 0,08 fino allo 0,30 per i comparti che avevano già le medesime condizioni nel precedente strumento urbanistico. Il piano strutturale è un piano che è composto da 128 elaborati, suddivisi tra tavole, norme e relazioni. L'apparato più consistente è quello che riguarda il quadro conoscitivo. Il quadro conoscitivo che è una delle tre componenti del piano strutturale. Le altre due sono appunto le tavole vere e proprie di piano strutturale e le tavole di VAS e gli elaborati di VAS-VALSAT, le valutazioni strategiche. Il quadro conoscitivo a sua volta si divide in cinque sezioni, di cui la A, la B, la C e la D sono sezioni prettamente analitiche, cioè quindi legate all'analisi e che hanno indirizzato poi le scelte di progettazione, mentre la tavola B e la sezione B e la sezione E del quadro conoscitivo sono delle porzioni che hanno dei riflessi, possono avere dei riflessi costanti anche nella pratica progettuale. Infatti la sezione B contiene le analisi paesaggistiche e geologiche e sismiche. E qui tra l'adozione e l'approvazione abbiamo fatto una scelta di semplificazione. Abbiamo preferito mantenere le tavole di microzonazione sismica, che sono le tavole dalla B9 alla B20, solo esclusivamente all'interno del quadro conoscitivo. Non le abbiamo ripetute all'interno della sezione PSC. E le norme di PSC del titolo secondo dialogano direttamente con questa sezione di tavole. Nella sezione B sono contenuti anche le relazioni, che sono tre: la relazione generale, la relazione geologica e la relazione sismica, e delle tavole dalla B1 alla B7, la B10 e la B11, che sono delle tavole geologiche di analisi,
che poi hanno informato la tavola B8, che è una tavola di sintesi che racchiude le informazioni delle precedenti tavole e sostanzialmente poi viene duplicata la B8 nel settore 3 della tavola dei vincoli. La B21 invece è una tavola sostanzialmente di pericolosità idraulica e è una new entry perché è stata aggiunta in sede di controdeduzione per effetto di un'approvazione della tavola stessa da parte della regione, che ha redatto uno studio di pericolosità idraulica su tutto il territorio regionale. Non si esclude in questo campo di poter intervenire con analisi più approfondite, perché l'analisi di natura regionale è un'analisi molto sommaria e di carattere estremamente territoriale. Questa è la rappresentazione della tavola B8, come detto la tavola di sintesi, che racchiude tutte le pericolosità geomorfologiche, gli ambiti di vulnerabilità idrogeologica, gli ambiti di particolare interesse paesaggistico e ambientale, che comunque, come vi ho detto, gran parte di questi tematismi le ritroverete all'interno della sezione 3 della tavola dei vincoli, ovvero delle tutele della vulnerabilità e della sicurezza del territorio. La tavola dei vincoli, anche questa è una nuova introduzione che abbiamo predisposto durante la fase di salvaguardia e in ottemperanza dell'articolo 19, che è stato variato all'articolo 51 della legge 15 del 2013. E è sostanzialmente la ricognizione di tutti i vincoli conformativi e delle tutele e delle prescrizioni derivanti alle strumentazioni sovraordinate. E è costituita da 4 serie di tavole, dalla VIN 1 alla VIN 2.1, 2.2, la VIN 3, la VIN 4.1 e le VIN 4.2, e da una scheda dei vincoli. Sostanzialmente la regione doveva procedere con dopo la formulazione dell'articolo 51 e dopo la riforma che ha comportato la riforma dell'articolo 19, doveva procedere con un atto di indirizzo per dettare una disciplina più specifica per la redazione della tavola dei vincoli. Questo siamo ancora in attesa dell'atto di indirizzo. E quindi noi ci siamo basati solo esclusivamente sull'articolo 19 della legge, articolo 19 che naturalmente potrebbe per effetto della prossima applicazione dell'atto indirizzo potrebbe anche comportare delle modifiche alla tavola dei vincoli stessa. La tavola dei vincoli, come si legge la tavola dei vincoli? Sostanzialmente il primo approccio dovrebbe essere un approccio di natura cartografica, un approccio che si rivolge alla lettura delle 4 serie di tavole prima descritte. Qui c'è un esempio, la tavola 1, che rappresenta le tutele ambientali e paesaggistiche. Il cerchio rosso individua un'area casuale e nella tavola 1 quindi abbiamo il riferimento alle alberature di pregio. Mi dispiace che si vede un po' poco, però si intuisce. Comunque nella leggenda i tematismi sono tutti preceduti da una codifica con un numero che aiuta nella lettura poi della scheda. La scheda infatti ripropone la collezione delle norme a cui fare riferimento per l'attuazione del progetto. Quindi per intenderci, ogni vincolo nella scheda è suddiviso nell'ordine delle 4 serie di tavole e ogni scheda è preceduta dal numero e dall'elemento che individua alberature di pregio, numero 3. Ritrovo nella scheda 3 alberature di pregio. Sono riportati in grigio nella parte centrale i riferimenti normativi e gli elementi cartografici a cui fare riferimento per poter
capire la disciplina sulle norme. Inoltre, sempre nella scheda, sono riportate per completezza le fonti, un'indicazione sintetica della natura del vincolo e una nota esplicativa che dovrebbe agevolare e far comprendere le modifiche apportate nel corso del PSC. Il comparto, la tavola dei vincoli ha condizionato sensibilmente anche il titolo secondo delle norme del piano strutturale, che sono state notevolmente contratte anche per effetto dell'applicazione del principio della semplificazione urbanistica. Semplificazione urbanistica che, come saprete, ci impone di non duplicare gli atti di pianificazione sovraordinati, per cui tutte le norme che riflettevano i dettami normativi delle norme sovraordinate non sono più ripetuti analiticamente nelle norme, ma sono semplicemente linkati e quindi c'è un riferimento alla norma. E questo ha comportato una riduzione notevolmente dell'apparato relativo al titolo secondo, e inoltre il titolo secondo è rimasto, sono rimasti solo quegli articoli per i quali il comune era chiamato a esprimere una propria disciplina, o per obbligo o per volontà. Quindi le alberature di pregio, come si vedeva prima, erano un caso in cui il PTCP demandava al comune di sviluppare una disciplina più particolareggiata, e per questo nell'articolo 2.6 si trova un riferimento alla disciplina particolareggiata del comune, sviluppata dal comune. Ora, il dimensionamento del comparto residenziale, ne aveva già parlato un po' Alberto prima durante la spiegazione. Vi faccio notare un paio di cose. Allora, come vi ho detto inizialmente, il PSC non è conformativo sul diritto di proprietà. Se fosse conformativo, la capacità insediativa potenziale coinciderebbe con il dimensionamento del piano. Quindi, se il PSC si pone come obiettivo di realizzare e di ampliare la città fino a garantire 5.000 nuovi appartamenti, se avesse dettasse diritti edificatori direttamente spendibili, dovrebbe individuare aree che garantirebbero 5.000 nuovi alloggi. In realtà non essendo conformativo, stabilisce una capacità insediativa potenziale che nell'adottato era pari a 8.700 alloggi suddivisi tra ambiti interni e esterni al territorio urbanizzato. Quindi gli interni al territorio urbanizzato erano i 1.000 alloggi della R, i 320 alloggi della UC6, i 300 alloggi dei polifunzionali e i 2.100 alloggi degli ambiti di nuova edificazione residenziale posti all'interno del territorio urbanizzato. Poneva 5.000 alloggi al di fuori del territorio urbanizzato. Quindi, siccome il dimensionamento messo in campo dallo strumento PSC erano di 5.000 nuovi alloggi, più critici potevano pensare che l'amministrazione poteva, attraverso POC, individuare comunque sia i 5.000 alloggi tutti al di fuori del territorio urbanizzato. Ecco, in fase di controdeduzione questo concetto è stato ribaltato, e quindi gli alloggi posti al di fuori del territorio urbanizzato, realizzabili posti al di fuori del territorio urbanizzato, diventano 3.000 e quelli all'interno diventano 4.400. E avendo anche posto come condizione che il dimensionamento, pur garantendo il dimensionamento dei 5.000 alloggi, ma avendo attribuito a RUE una potenzialità di 1.000 alloggi,
Questo fa sì che tutti i 4.000 alloggi possano essere realizzati all'interno del territorio urbanizzato. Di fatto, andando incontro a quello che è il concetto attuale di consumo di suolo. In effetti il PSC, cioè anche nel corso del Consiglio Comunale abbiamo, o sui giornali abbiamo sentito parlare spesso, a volte anche un po' erroneamente, del concetto di consumo del suolo. Attualmente l'articolo di riferimento per il consumo del suolo è l'articolo 7.3 del PTCP, dove dispone che l'estensione massima degli ambiti del nuovo insediamento non debba superare, posti al di fuori del territorio urbanizzato, non debba superare le aree residue poste inattuate dal PRG previgente in zone C. Quindi di fatto il discrimine per capire che cos'è consumo di suolo è il territorio urbanizzato. E quindi con questa ripartizione attribuita dal PSC pensiamo che potremmo offrire alle prossime amministrazioni la possibilità anche di scegliere su quali ambiti puntare con l'applicazione dei prossimi, dei futuri POC, e quindi anche offrendo la possibilità anche di, se ci fossero le opportunità economiche e degli attuatori, di attuare tutto il dimensionamento del piano all'interno del territorio urbanizzato. Questa abbiamo già parlato. Nell'attuazione dei comparti che avverranno tramite tramite POC, si nota che dovrà essere garantito una quota pari al 20% del dimensionamento messo in campo, quindi se sono 4.000 alloggi, sono 800 alloggi e dovrebbero essere realizzati come Hertz. La distinzione è che nei nuovi ambiti residenziali l'attuatore dovrà cedere porzioni di suoli per poter sviluppare una quantità pari al 20% delle aree destinate alle nuove costruzioni, mentre negli ambiti non residenziali destinati a ricreativo, ricettivo, direzionali, commerciali, industriali, artigianali, collocati per lo più in APF in ambito di espansione produttiva, dovrà essere commisurato un contributo economico direttamente in favore della realizzazione delle nuove ERZ. Invece negli ambiti di riqualificazione, ambiti molto complessi nella loro realizzazione, anche perché già edificati, qualora l'intervento realizzi nuovi insediamenti residenziali, il versamento del contributo economico potrà essere sostituito dall'impegno degli attuatori alla diretta realizzazione dell'ERZ. In tutti gli altri casi invece dovrà essere garantito il contributo economico. Altri obblighi variati rispetto al piano regolatore previgente sono quelli dovuti alle quote di dotazione territoriale, dove la quota di differenza più sensibile è negli insediamenti previamente residenziali, dove viene chiesto che nei piani attuativi, attuabili anch'essi tramite POC, debba essere garantita una quota di aree per attrezzature e spazi collettivi pari a 80 metri quadri ogni 100 metri quadri di superficie complessiva costruita. Vi ricordo che l'appartamento medio stabilito dal Comune di Rimini era di circa 105 metri quadrati di superficie complessiva per l'alloggio di due persone, quindi per cui da qui si può dedurre il rispetto dei dettami della legge 20 e da qui
il perché degli 80 metri quadri su 100 di superficie complessiva. Una novità rispetto al piano adottato è stato quello di introdurre appunto negli ambiti di riqualificazione e negli ambiti consolidati la possibilità di poter garantire quote di dotazioni territoriali per la realizzazione di aree e attrezzature pubbliche solo negli ambiti solo per le quote di superficie complessiva eccedenti e comportanti incremento di carico, per cui ecco, in caso di intervento di riqualificazione di un ambito AUC o di un ambito AR che già contiene 1000 metri quadri di superficie residenziale, qualora si intenda riqualificare con gli stessi 1000 metri quadri, in teoria la quota di dotazione territoriale sarebbe nulla. Qualora si comporti incremento rispetto ai 1000 metri quadri, dovrà essere corrisposto una quota pari a 80 su 100, come detto per le quote residenziali. La consultazione sul sito. Allora, attualmente la delibera è stata fatta, come si diceva prima, in formato digitale, quindi anche tutti gli allegati alla delibera sono in formato digitale e in formato P7M. Il formato P7M è un formato che si può leggere con un applicativo che si chiama Dike, e un applicativo gratuito, scaricabile, e consente di fatto l'approvazione di una delibera digitale di poter avere file conformi all'originale, cioè scaricando il P7M io ho un originale in mano, quindi non occorre apporre timbri o naturalmente la validità è una validità che viene conformata a video. Cioè, non dal momento in cui viene stampato il file è una copia conforme all'originale, quindi perde la validità legale, ecco. Comunque è consultabile presso il sito Comune di Rimini, questa è la pagina iniziale del comune, scorrendo verso il basso, albo pretorio, cliccandoci sopra si apre questa schermata. Allora, oggi e fino ai 15 giorni successivi alla pubblicazione della norma, attraverso la consultazione dell'albo pretorio, si arriva alla lettura della delibera 15 in questo caso, o della delibera 16 e di tutti gli atti ad essa correlati. In futuro, scusate, ecco, attraverso questa schermata vedete in alto consultazione di atti e attraverso un clic su consultazione di atti poi ci sarà da inserire la delibera di consiglio numero 15 o numero 16 che consente la lettura e l'estrazione dei file P7M. E un altro tipo di lettura, diciamo più amichevole da un punto di vista di forma, insomma, però non ufficiale, cioè nel senso che non offre P7M, non offre file legalmente conformi a quelli votati al Consiglio, e sono file PDF, e avviene attraverso il sito pscrimini.it, dove in alto trovate le varie sezioni PSC, RUE, POC, eccetera, eccetera. All'interno della sezione PSC trovate, oltre agli elaborati PSC, anche l'elaborazione della ZAC. Sotto le sezioni approvazione del PSC, per esempio, trovate poi tutti gli elaborati che costituiscano in formato PDF gli elaborati del PSC. Prossimamente verrà sempre su questa pagina di PSC Rimini
in basso c'è un quadrato con mappe interattive che consentirà anche una lettura interattiva della cartografia, un po' tipo modello Situa della provincia, che consentirà di avere un'informazione più indiretta, addirittura con richiami che potranno essere linkati sulle norme. Come ho detto, il processo di informatizzazione che abbiamo avviato anche con la deliberazione naturalmente proseguirà, come diceva anche prima l'architetto Fattori, con la possibilità di fornire anche i progetti in formato digitale. Ecco, su questo dobbiamo considerare che il nostro quadro conoscitivo e la nostra strumentazione non è una strumentazione statica, è una strumentazione che ha necessità di essere integrata e di essere implementata. Per questo è probabile che nel proseguio della presentazione delle pratiche, quando si avvierà la procedura informatizzata, che vi sarà chiesta anche la presentazione di file vettoriali per l'aggiornamento della cartografia o per l'aggiornamento delle nostre banche dati. Insieme alla deliberazione, la deliberazione numero 15 contiene, oltre alla strumentazione PSC, anche la strumentazione ad essa correlata, ovvero la zonizzazione acustica. Zonizzazione acustica che, come diceva Alberto, non è un vero e proprio piano, cioè non dispone scelte urbanistiche, ma dispone sulla classificazione, sulla mappatura del territorio, la classificazione, la suddivisione in zone in 6 classi conformi alla legge 15 del 2001. Ecco, tra l'adottato e l'approvato ci sono state dei cambiamenti. L'adottato, si diceva, è stato a giugno del 2015, l'approvato a marzo del 2016. È sparita la tavola 3 che individuava le fasce acustiche delle strade e è stata modificata la zonizzazione in virtù delle modifiche apportate agli strumenti urbanistici. Quindi la stretta dipendenza tra la strumentazione acustica e la strumentazione urbanistica. Quindi le modifiche del territorio urbanizzato hanno determinato modifiche sulla classificazione acustica. Le modifiche delle aree di espansione del PSC hanno comportato modifiche della zonizzazione acustica. Così come anche la viabilità di progetto comportato scelte e modifiche sulla zonizzazione acustica. Altre modifiche sono figlie nel corso tra l'adozione e l'approvazione è stato richiesto un parere ad ARPA, a ASL, per la conformità del piano, parere reso obbligatorio alla legge 15, e che hanno chiesto alcune modifiche sulla definizione delle classi acustiche stradali e delle aree produttive. Queste sono le più rilevanti, le modifiche più rilevanti. In definitiva, l'architettura, diciamo, del progetto ZAC è rimasto più o meno identico. Vedete in alto l'adottato, in basso l'approvato, c'è solo la tavola ZAC 3 che non è stata ripetuta perché si rischiava di creare un po' di confusione rispetto alle zonizzazioni acustiche contenute nella ZAC 1 e la ZAC 2. Mi illustro brevemente ciò che è... che era la relazione tra, a sinistra, tra la tavola 3 di PSC, a destra
nelle tavole della serie 2 della ZAC, dove si vede una stretta correlazione tra, ad esempio, tra il perimetro del territorio urbanizzato le zonizzazioni acustiche. In fase di controdeduzione e in fase di approvazione, alla modifica a sinistra della tavola urbanistica, la modifica della zonizzazione acustica. Qui siamo a ridosso della Marecchiese, vedete in alto rispetto alla tavola precedente, la modifica dell'area viola in alto ha comportato la modifica della zonizzazione acustica a destra, così come la modifica dell'area produttiva che è stata ritagliata nell'area Valentini a ridosso, compresa tra la statale e l'autostrada. In altre modifiche sono quelle legate alla contrazione dell'espansione residenziale del PSC, e particolarmente evidente è nella zona di Rimini Nord, dove le zone che vedete a sinistra nella tavola adottata sono state, per effetto di dispositivi legati alle riserve provinciali, sono state completamente rivisti, e quindi di conseguenza se ne sono andate. Il ritorno nella zona agricola ha fatto sì che non ci sono più zone di progetto, ma ci sono la classificazione in classe terza per la zona rurale. Altre modifiche sono legate agli andamenti delle strade. In questo caso la circonvallazione Santa Giustina, con le modifiche alla viabilità, hanno comportato la modifica alla zonizzazione acustica corrispondente alla strada. Ecco, quest'altra invece sono modifiche legate essenzialmente legate agli adempimenti del parere di ASL ARPA. Nell'adottato che vedete a sinistra, l'immagine della strada, siamo nella prosecuzione via Roma, mi sembra, era un buffer, una fascia di 50 metri continua. Questa fascia è stata ritagliata proprio per l'effetto delle cortine degli edifici che si frappongano tra il buffer di 50 metri e la strada. Un'altra invece sensibile modifica era che nella tavola dell'adottato le zone produttive non avevano nessuna classe sesta, e invece, per effetto appunto del parere ASL, tutte le zone definite produttive, già nella precedente classificazione acustica approvata dal Comune nel 2001, erano già individuate come classe sesta. Le zone produttive, come in questo caso l'SCM, sono state individuate come classe sesta. Inoltre vi segnalo una particolarità che si notava anche ieri durante un colloquio con un ingegnere, legata agli obiettivi di qualità della ZAC. Infatti la ZAC pone due obiettivi di qualità. Il primo, nella zona mare, a mare della linea ferroviaria, e nella zona del centro storico compresa entro le mura, il mantenimento dei limiti relativi alla classe terza. Questo obiettivo di qualità non è manifestato all'interno delle tavole che vedete nella serie 1 e nella serie 2 delle tavole della ZAC. Infatti, se vedete, la fascia mare è tutta in classe quarta, perché la classificazione ripercorre lo stato attuale. A differenza, quello è un obiettivo di qualità che tutto l'apparato progettuale deve contribuire per addivenire a un miglioramento della zona, ovvero, cioè, tutti i progetti di natura edilizia o legati a piani attuativi si conformeranno alla classe 3 della norma. Io ho finito.